Bella ragazzi, sono Robby Dodisco del canale Sneakers Facts e oggi in questo video vi mostro la top 10 delle sneakers più costose del mondo. Nel mondo qualcuno è anche disposto per pagare migliaia di dollari per un paio di scarpe da ginnastica, sneakers, scarpe in generale. Follie della moda, esagerazioni delle società dei consumi, potenza di persuasione della pubblicità. Questi sono i tre ingredienti per far sì che la gente sia disposta a spendere cifre a tre zeri. Alcune tra le sneakers più ricercate all'inizio avevano prezzi più comuni, più abbordabili per la gente, però poi quando sono diventati oggetti per collezionisti e non riuscivi più a trovarle nei comuni negozi, i prezzi sono schizzati letteralmente alle stelle. E quindi per tutti gli appassionati di moda, queste sono le 10 sneakers più costose del mondo. Ovviamente in mezzo ci saranno un mare di scarpe Nike. Partiamo dall'ultima, dalla numero 10. Le Air Max 1 The Animal Pack, con un prezzo di 850 dollari. Sempre di casa Nike e sempre Air Max 1, ci sono le The German Camo. E con sole 50 paia prodotte arriviamo ad un prezzo di 1400 dollari. Posizione numero 8. The Double Strap High Top, disegnate da Pierre Balmain, almeno credo si pronunci così, fondatore della casa di moda Balmain, che nella sua carriera ha anche realizzato costumi per Sophia Loren, per Brigitte Bardot, Vivien Leigh e moltissime altre attrici degli anni 50-60. E il prezzo di queste sneakers sta a 1475 dollari. Posizione numero 7. Derantus Orlato Flat, disegnate da Christian Louboutin, famoso stilista mondiale specializzato in calzature, nei settori dell'elite, dello star system, del burlesque, del fetish, della nobiltà, oltre a quello dell'alta moda e del glamour. Il prezzo? Solamente 1600 dollari. Posizione numero 6. The Belgravia High Top, disegnate da Jimmy Choo, sembra quasi il nome di un lecca lecca, stilista malesiano che produce prodotti di lusso con sede a Londra, famosissimo per le sue scarpe femminili prodotte a mano. Prezzo di release delle scarpe 2300 goguzze, 2300 dollari. Posizione numero 5. Le Nike Dunk Paris, prodotte da Nike e disegnate dal pittore francese Bernard Buffet, esponente dell'espressionismo, con sole 202 paia, al prezzo di 3000 dollari. Sneaker numero 4. Le Air Jordan 23 Titanium. Uno dei più appassionati di questa sneaker è il rapper Ludacris, dove lo vediamo calzare la Air Jordan 23 Titanium in tantissimi suoi concerti. E il prezzo della Jordan 23 Titanium è di 3200 dollari. Posizione numero 3, abbiamo le Geobasket disegnate da Rick Owens al prezzo di 5000 dollari. Posizione numero 2, ragazzi, ci stiamo avvicinando. Posizione numero 2. Le Nike Air Yeezy 2 Red October, collaborazione tra Nike e Kanye West, e solo questo è un motivo valido per vendere questa scarpa a ben 6000 dollari. E dulcis in fundo arriviamo alla posizione numero 1, che penso tutti già sappiate quale siano. Posizione numero 1, abbiamo le famosissime e bellissime Nike Air Mag. Chi non conosce le Nike Air Mag del film Ritorno al Futuro, dove Marty McFly le indossa nella seconda parte del film in un futuristico 2015, scarpa che prima o poi io devo avere, come tutti i collezionisti di scarpe, tutti gli sneakerheads vorrebbero avere una Nike Air Mag come quella del film, funzionante con i LED e gli autolacci. E questa sneaker, anche se realmente mai andata in commercio, è stata venduta a ben 6000 dollari, anche se in svariati siti tipo Flight Club la danno, se non sbaglio, a 18.000 dollari. E una Nike Air Mag è stata venduta in un'asta a Tokyo a ben 150.000 dollari. Ragazzi, 150.000 dollari. Wow. Quindi, ragazzi, questa era una mia top 10 delle sneakers più costose del mondo. Non sarà l'unica top 10 delle sneakers più costose del mondo, quindi non affrettatevi a dire: ah, ma non hai messo questa, ah, ma non hai nominato quella, ma questa costa di più.
è solamente una parte di tante che ne farò. Quindi Rigez, io vi lascio con una domanda: se voi aveste i soldi per comprare una di queste scarpe, quale comprereste? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, commentatelo, mettete like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo, come in ogni video, che sotto nelle descrizioni troverete i vari link ai social network, che sono la pagina Facebook Sneakers Facts, il profilo Instagram Sneakers Facts e il gruppo Telegram Sneakers Facts, dove siamo tantissimi, entrate sempre di più, facciamo una bella orgia con le scarpe. Quindi Rigez, anche oggi il video finisce qui. Da Robito Disco, Sneakers Facts, noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Bella, ciao!